Signore e signori, benvenuti a Una sera con Astro e non solo! Come vedete anche noi abbiamo le nostre postazioni, abbiamo una nostra lavagna luminosa per i punteggi, questo ci passava e questo ci tocca. Comunque, ora... Prima di iniziare vorrei presentarvi i nostri collaboratori. Innanzitutto abbiamo i nostri tecnici, Thomas, Riccardo e Salvatore, che vorrei ringraziare, ma dopo ringrazieremo ancora. Abbiamo la collaboratrice di sala, Martina. Come detto, abbiamo anche tanti ospiti, ma ora vorrei presentarvi le due collaboratrici che mi affiancheranno in questa serata. Signore e signori, Martina e Sara! Benvenute, ciao! Tutto bene? Prego, prego, accomodatevi, avete visto? Mica, come si dice, mica Bagigi, abbiamo Martina e Sara. Comunque Martina, Sara, adesso andiamo a presentare i concorrenti, perché di un quiz si tratta. La prima concorrente è una donna, signora o signorina, dobbiamo ancora conoscere questo fatto, non si sa, glielo chiederemo. È una signora molto importante, dal sangue blu. Sì, anche noi abbiamo del sangue blu come ospite qui questa sera al Teatro Oratorio San Francesco. Signore e signori, è qui con noi la contessa Maria Silvia Frasca Fresca! Eccoci qua! Che va subito alla nostra postazione! È acceso il microfono? On, grazie. Prego! Buonasera! Buonasera contessa, un applauso alla nostra contessa! Si sa, ma sono emozionata. Oh, aspetti che le avvicino un po' il microfono. Grazie. No, perché per una signora si fa questo e altro, poi una contessa. Grazie, grazie. Comunque, scusi, signora o signorina? Signorina, ho già dato in come? Passato. Ah, come? Ma cosa si... Lei non no, nel senso che... Non si è mai sposata, lei? Certo! E se no... Come farei a cioè ad avere, sì. Insomma. Okay. Allora, diciamo che ho avuto un po' più di mariti di Lizzi. E, okay. Lizzi sarebbe Liz. Sì, è amica sua, immagino. Ma certo, ovvio. Lei, io l'ho lanciata, si può dire. Sì, fuori dalla finestra l'ha lanciata? No, l'ho lanciata nel mondo dello spettacolo a suo tempo. Ma non è questo il... Non è questo. Allora, stavamo dicendo... I suoi matrimoni? Sì, tanti. Ma come mai, scusi, è stata lasciata? Assolutamente no! Mi scusi, contessa. Io ho lasciato quando finivano i sentimenti. Sì. Com'è. Questi sentimenti sempre in primo piano, sì, devo dire. Sono una donna. Di... Esatto, di sentimenti. Sì. Esatto. Comunque, grazie, contessa, ma torneremo più tardi a una beltà così stupenda, così grandiosa questa sera. Lei è un buon gustaio. Certo. Se lo faccio a dire. Ok, grazie. Ma adesso presentiamo il prossimo concorrente. Signore e signori, stavolta abbiamo un uomo, perché controbilanciare la beltà ci vuole qualcosa di qualche bruttura. Ce ne vorrà. Signore e signori, dalle più importanti discoteche italiane, lui fa musica disco, musica house e chi più ne ha più ne metta. Signore e signori, DJ Flash! Allora, vabbè che le selezioni erano durissime, ma proprio due si dovevano iscrivere, vabbè, ok. Buonasera, DJ Flash, tutto bene? Buonasera. Grande. Parli qui al microfono. Buonasera. Ma siamo sicuri che è DJ Flash questo? Buonasera, ma io so che lei è famosissimo nelle più grandi discoteche italiane. Buonasera. Ma dicono che gira droga nelle discoteche. No. No. Vabbè, lasciamo perdere. Vi siete conosciuti prima, questi due concorrenti si sfideranno in questo quiz. Avremo quattro manche diverse con diverse domande su storia, cultura e dialetto pordenonesi. Iniziamo con la prima manche, cosa succede? Non morite? Ecco.
Con la prima manche? No, sono le mie ancelle. Le ancelle? Avete anche le ancelle? Certo! Buonasera ancelle, buonasera, buonasera. Sì, le ho fatte cambiare. C'è anche l'ancella che... madre, vedo lì. Sì, ecco. Sì, sì, è benissimo. Una mia sottoposta. Sottoposta, certo, certo. Passiamo al gioco, al quiz vero e proprio. Prima manche, avete visto, abbiamo diviso il tabellone luminoso in due parti. Una domanda a testa. Se sapete rispondere bene, se no... se sbagliate, ricordiamo, se sbagliate il punto va all'avversario. Prima domanda per la nostra... Tranquillo, non succede niente. La prima domanda alla contessa. La prima domanda è... Cosa sono le spighette? Ho il tempo? Ah, allora, se la mia governante mi ha detto bene... La sua governante? Sì, è di quei posti là. Sì, ma che ho chiesto cosa sono le spighette? Allora, sì, se dice... Dovrebbero essere i lacci che si usano... Esatto! Risposta esatta! Martina segna... Grazie, scusa. Grazie, troppo buoni. Prima X gonza. Per la contessa. Grazie. Complimenti. Grazie. Bella e anche intelligente. Lo so, me lo dicono in tanti. Prima domanda invece è un po' meno intelligente qua. Ma cosa pretende da un plebeo? Scusa. L'ho capita. DJ Flash, prima domanda per lei. Cosa sono le bronze? Oh, sì, dov'è il pulsante? No, deve solo rispondere. Sono quelle cose tutte incandescenti. Le braccia. Esatto! Risposta esatta! Prima X per DJ Flash. Grazie! Come avete visto, la prima manche è un pochino più facile. Voi lo sapevate? Sì, boh. Domanda di cultura per la nostra contessa. Ancora domande? Eh sì. Ah. Cos'è la bisatela? Oh mamma, ma sono del... Ma... È una parola, cioè, non è volgare, bisatela. Ah. Esiste. Allora, potrebbe essere un gioco... Di? Di carte! Esatto! La scopa al lasso, precisamente. Cioè il lasso. Ma insomma, adesso che mi dica queste cose. Non arrossisca, per cortesia. No, ma lei che mi faccia queste proposte, insomma. È una scopa. Da. Sono ancora un attimo che sto... Sì, l'ultimo divorzio. Esatto. Comunque, prima... Esatto. DJ Flash, tocca a lei. Sì. È pronto? Sì. Ok. Cosa faceva Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone? Oh, ma lo conosco, sì, sì, sì. È quello che mi fa i filtri per le strobo. Risposta sbagliata! Ah! Non è lui! Mi dispiace! Che peccato, eh! È un pittore vissuto a cavallo tra il 400 e il 500 di Pordenone. Lo sapevate? Adesso, lo so. Chi non lo sapeva, lo so adesso. Mi dispiace, un punto alla contessa. Sa com'è? DJ Flash, ma si può rifare. Oh, sì. Domanda di storia. Ma anche tanto si deve rifare. Contessa, per cortesia, lei è bella, simpatica e intelligente per un momento. Ecco. Domanda di storia per la contessa. Da quale anno Pordenone è diventata capoluogo di provincia? Dunque, se non ricordo male... Se la sua plebea le ha detto giusto. Esatto, la mia governante. Dovrebbe essere l'anno in cui sono diventata Miss Italia. Ah, è diventata anche Miss Italia. Però sì. Li porta ancora bene, è giovanissima, tranquilla. Esatto. Allora, ero all'estero quindi in quei giorni, per cui se non ricordo male... Scusi, ha preso Miss Italia all'estero? Certo, perché dove si prende? Ok, no, risponda. Me l'hanno dato... Vabbè. Sì, 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 sì. Allora, sì. Dovrebbe essere il 1900... Non può... 900... 68. Esatto! Risposta esatta e un punto alla contessa. DJ Flash, domanda di storia anche per lei. Come si chiamava la porta di Corso Vittorio Emanuele entrando dall'attuale piazza Cavour? La porta... Porta. Non quella camaniglia, porta. Portami in disco! No! Era la bossina! La bossina!
Mi dispiace, risposta sbagliata, quindi un punto. Alla siamo 5 a 1 a DJ Flash. Ma non vale. La prima manche è andata liscia liscia come l'olio, molto equilibrata come avete visto. E quindi io inviterei i due concorrenti a scendere perché adesso avremo il primo ospite.